tutto pronto per il lancio della missione PACE di NASA. Il satellite che mapperà lo stato di salute degli oceani di tutto il mondo decollerà il 6 febbraio a bordo di un Falcon 9 di SpaceX da Cape Canaveral. PACE orbiterà intorno alla Terra a 677 km di altitudine. Da qui investigherà le molteplici sfumature dell'oceano. Con tre strumenti a bordo, le osservazioni iperspettrali di PACE esploreranno cinque diversi colori degli oceani globali, permettendo così di riconoscere e monitorare le diverse tipologie di fitoplancton, ossia l'insieme di alghe microscopiche e microorganismi che vivono sulle superfici marine. Con PACE, gli scienziati conosceranno la distribuzione globale dei fitoplancton dannosi e di quelli benefici, avendo così informazioni utili per la salute della vita marina. I dati di PACE aiuteranno anche a tracciare diversi tipi di aerosol presenti nell'atmosfera, rivelando come questi possano alimentare la crescita dei diversi fitoplancton nell'oceano superficiale. Lo studio degli aerosol atmosferici permetterà anche di monitorare la qualità dell'aria e il suo impatto sulla salute umana. Costata quasi $1 miliardo, la missione NASA ha una durata iniziale prevista di 3 anni, pur avendo propellente sufficiente per operare almeno un decennio. I dati che PACE raccoglierà saranno disponibili pubblicamente, senza alcuna esclusività per il team della missione.